Diretta da Irsina nella chiesa di Sant'Annunziata, dove tra pochi minuti sarà inaugurato un nuovo attrattore, i tesori del Bradano, vero Sindaco Morea? Assolutamente sì, è un bellissimo risultato per la nostra città, un nuovo tassello che si aggiunge ad un puzzle già meraviglioso che è la nostra città, l'insieme dei tesori della nostra città. Che ha fatto di Andrea Mantegna e della statua di Sant'Eufemia la sua fortuna, ma non solo. Assolutamente sì, la statua di Sant'Eufemia e il patrimonio inestimabile della cattedrale sono sicuramente il simbolo della città, però c'è la chiesa di San Francesco con gli affreschi trecenteschi e c'è il sistema di acquedotti sotterranei, i bottini, insieme ad un dedalo di vie e piazze che rendono il centro storico di Irsina unico. Ma oggi con questa inaugurazione Irsina vuole caratterizzarsi come città d'arte, nasce proprio un brand. Assolutamente sì, nasce un brand, noi ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto e devo dire che abbiamo avuto ottime sponde dai dirigenti regionali e devo dire che ultimamente insieme ai comuni della Valle Bradanica abbiamo siglato un patto d'azione di città d'arte che sta prendendo piede, quindi i comuni della Valle del Bradano, da Melfi a Bernalda, uniti per valorizzare i propri tesori. Noi con un sistema di doppio binario pensiamo anche ad andare avanti da soli oltre che insieme agli altri, questo è un esempio. Parliamo di attrattore culturale perché questa è una mostra multimediale, sì, ma permanente, quindi l'ambizione è anche di avere ricadute occupazionali oltre che turistiche. Assolutamente sì, devo dire che sono anni e un periodo bello per la nostra città, l'ingresso nei borghi più belli d'Italia, la presenza di tantissimi stranieri ed il lavoro sul centro storico stanno portando frutti importanti. Le presenze sono aumentate enormemente e questo comporta ovviamente un indotto importante in termini di ricadute economiche ed occupazionali. Parleremo ancora col sindaco, ma vorrei salutare la dirigente dell'Ufficio Sistemi Turistici e Culturali della Regione Basilicata, Patrizia Minardi, che ha raggiunto Irsina pochissimi istanti fa. Perché parliamo con lei? Perché questo è un progetto regionale concepito 10 anni fa, poi perso di vista, tante peripezie e oggi siamo qua. Sì, quella dimostrazione che quando c'è il noi al posto dell'io ce la si fa, infatti alle nostre spalle vediamo un risultato di qualità che è quello di una comunità, intanto del comune e anche dei suoi funzionari che insieme in una commissione per più di un anno e mezzo abbiamo valutato faticosamente un progetto perché avevamo avuto diverse proposte, abbiamo cercato di fare in modo che si potesse contemperare appunto il paesaggio che è protagonista di questo territorio con la cultura, con una città così maestosa dal punto di vista della rappresentanza culturale. Ovviamente il Mantegna è l'opera d'arte che esce fuori da questa città perché tutti i cittadini la conoscono e la conoscono tutti i paesi della Bradanica e quindi la città di Irsina, uscendo dalla sua valutazione solo come città, ha voluto raccontare i tesori del Bradano in questa ovviamente strada importantissima delle città d'arte in cui appunto si incrocia anche con la via Appia, con la via Francigena, con tutta la programmazione che abbiamo fatto. Naturalmente io voglio complimentarmi proprio con la scelta del comune e dei suoi funzionari che insieme hanno dato veramente qualità a questa valutazione per far sì che il risultato fosse proprio un risultato che parla con la città e che non è una tecnologia che si separa e parla da sola, ma si congiunge con quello che c'è fuori da questa porta, questo affaccio meraviglioso. E quindi complimenti agli assessori, ai funzionari e ovviamente al sindaco. Diceva prima, Irsina ha avuto infatti sempre un ruolo dominante rispetto alla Valle del Bradano, è un momento fortunato e pensiamo anche a Matera 2019 e alle possibilità reciproche che i territori possono avere. Sì, io penso che l'elemento fondamentale della scelta, di tutte le scelte che il Comune di Irsina ha fatto è proprio il concetto di sostenibilità, sostenibilità ambientale e sostenibilità culturale. E per avere sostenibilità significa far partecipare tutta la comunità a delle scelte e anche accogliere tanti stranieri che stanno investendo. Oggi Irsina diventa diciamo, la nuova Toscana in cui i turisti arrivano però poi decidono di stabilizzarsi per poco tempo all'anno o per tutto il tempo dell'anno, trovando in questo proprio il concetto di sostenibilità, sostenibilità nella natura, nella cultura, nel cibo e anche nel buon governo di una città che è aperta internazionale, quindi molto simile ad una Matera che è diventata ormai una città internazionale.
Grazie a Patrizia Minardi, dirigente dell'Ufficio Sistemi Turistici e Culturali della Regione Basilicata. Un'ultima dichiarazione con il sindaco Morea prima di incontrare gli altri ospiti. Abbiamo parlato pochissimi minuti fa dei borghi più belli d'Italia. Proprio ieri, durante la cerimonia conclusiva del premio letterario Il Borgo Italiano, dove per la seconda volta tra l'altro è stata scelta la città di Irsina, avete ricevuto con la partecipazione di 8 sindaci italiani la bandiera dei borghi più belli d'Italia. Irsina è l'unico comune in provincia di Matera. Sì, un risultato prestigioso, ambito. Abbiamo lavorato 2 anni per raggiungere il traguardo che ieri sera poi ci è stato ufficialmente consegnato in una cerimonia meravigliosa. Per cui Irsina è uno dei borghi più belli d'Italia, orgogliosi di esserlo, e questo per noi è un punto di partenza ed uno stimolo per fare sempre di più e sempre meglio. Grazie al sindaco di Irsina Nicola Morea, e ora inviterei qui sempre alle nostre spalle la mostra I tesori del Bradano, dove tra l'altro è ricostruita la bottega di Mantegna e la statua di Sant'Eufemia. Assessore, è una giornata molto ricca, tra pochi minuti il taglio del nastro, poi un convegno che parlerà proprio di Irsina, città d'arte, la figura di Andrea Mantegna e la statua di Sant'Eufemia, e ancora degustazione di prodotti tipici, un concerto, quindi fate ancora in tempo a raggiungere Irsina. È un periodo molto fertile per Irsina. Sì, per fortuna stiamo vivendo un periodo molto bello per la città. C'è una vivacità culturale che deriva non soltanto dalle iniziative degli irsinesi, ma anche di tanti stranieri che hanno con tanto amore, insomma, voluto investire su Irsina, non soltanto acquistando case, ma anche proponendo delle iniziative culturali. Abbiamo di recente realizzato un festival internazionale del cinema con delle persone che vengono dalla Nuova Zelanda, che hanno voluto, insomma, offrire alla città questa grande opportunità. C'è stato un festival letterario ieri e il premio letterario Il Borgo Italiano, ma tante altre iniziative sono in programma da parte sia degli irsinesi, ripeto, ma anche degli stranieri ormai irsinesi doc. Assessore Anna Menta, assessore anche Giuseppe Candela, parlavamo delle ricadute non solo turistiche ma anche occupazionali. Ci sono grandi ambizioni per questa cittadina? Certo, oggi inauguriamo il nostro biglietto da visita. Qui l'intenzione dell'amministrazione è quella di fare di questo luogo recuperato, di questa chiesa sconsacrata recuperata, il punto di partenza per la visita turistica di Irsina, punto dal quale poi passare in cattedrale per la statua di Sant'Eufemia, per la cripta di San Francesco, per i bottini, per le bellezze del borgo antico. Abbiamo questa responsabilità di essere la città ambasciatrice dei borghi più belli d'Italia per Matera 2019, vogliamo coglierla tutta. C'è stato un lavoro di squadra per raggiungere all'inaugurazione di questo attrattore culturale? Sì, senza un lavoro di squadra penso non si vada da nessuna parte. C'è stato un lavoro di squadra non soltanto all'interno dell'amministrazione, ma una sinergia con gli enti anche sovracomunali, che hanno dato una mano grandissima, l'APT, la Regione Basilicata, quindi un lavoro di gruppo, ma anche la comunità che ha partecipato. Abbiamo visto anche il corteo all'interno del filmato, quindi dei cittadini che sono stati coinvolti nella realizzazione del filmato, quindi diciamo è un lavoro che coinvolge e premia un'intera comunità. Questo posto, dove appunto è ricostruita la bottega del Mantegna, termina con la proiezione di un cortometraggio. Tra pochi minuti intervisteremo anche il regista. Ma perché qui ci sono tracce di Andrea Mantegna? Allora, Andrea Mantegna arriva ad Irsina per opera di un presbitero dell'antica Monte Peloso, trapiantato a Padova, che vuole omaggiare la propria città natale di una donazione, cosiddetta donazione di Mabilia. La donazione comprende, oltre alla statua, altre opere. Abbiamo una Madonna con Bambino attribuita a Niccolò Pizzolo, un dipinto del Mantegna rappresentante la Sant'Eufemia, ora al Museo di Capodimonte a Napoli, un crocifisso di scuola Donatelliana, una fonte battesimale, un reliquario, dei codici miniati ormai diciamo persi, un altro quadro rappresentando una dormizione virgine di cui ci sono perse le tracce, e quindi una colonna che probabilmente faceva parte di un quartetto di quattro colonne di una edicola, in cui c'è scritta proprio la data in cui è pervenuta la donazione ad Irsina. Quindi questo presbitero dona questa collezione importantissima alla città, perché in quel periodo la città riacquisiva la sede, la dignità vescovile. Certo, sull'attribuzione poi della statua ad Andrea Mantegna si è sviluppato un dibattito importante a livello scientifico, con la Clara Gelao che in primis ha attribuito ad Andrea Mantegna, ma poi c'è stato Sgarbi, ed è bello che il dibattito continui a essere vivo, perché questo attira attenzione poi sulla città.
Ecco, assessore, oggi l'inaugurazione di questa mostra, ma il lavoro continuerà? Sicuramente il lavoro principale, quello importante, è quello da fare. Questo è un punto di partenza, adesso ci metteremo sotto per le ipotesi di gestione di questo come di altri luoghi, per stimolare l'iniziativa privata e soprattutto l'iniziativa dei ragazzi. Dobbiamo cercare di trattenerli qui e questa può essere un'occasione. Grazie agli assessori Anna Menta e Giuseppe Candela. Dicevamo, il visitatore, dopo aver ammirato la ricostruzione della bottega di Andrea Mantegna, terminerà la sua visita qui con la proiezione del cortometraggio Andrea si è fermato a Irsina. E vorrei a questo punto salutare il regista di questo lavoro, amministratore di HGV Italia, ed è Nicolangelo De Bellis. Prego, mi raggiunga. Che cosa ha voluto raccontare in quest'opera di poco meno di un quarto d'ora, ma che insomma racconta tutta la storia di Irsina e mostra le bellezze di Irsina? E con questo filmato vogliamo raccontare ai visitatori sia di Irsina ma anche di tutto il territorio come un tempo fa, a metà del 1400, un ex irsinese, non so se si dice così, avendo fatto fortuna fuori, ha voluto testimoniare regalando alla città di Irsina, attuale città di Irsina, una serie di opere che sono state realizzate all'epoca dal Mantegna, che non era certamente noto come lo è adesso. Quindi anche questa lungimiranza da parte di questo irsinese a dover capire quali sono pure le peculiarità di quelli che un giorno sarebbero diventati dei grandi artisti famosi poi in tutto il mondo, come è stato appunto Mantegna. E in pratica questo filmato, in parte un po' prendendo spunto da una serie di dati raccolti da ricerche fatte sull'argomento dalla dottoressa Gelao e non solo, sono stati romanzati attraverso una sceneggiatura fatta da un mio collaboratore Vito Tota, che insieme a me poi abbiamo realizzato un po' questa storia, che è tra l'informazione e divulgazione e un po' anche di mitizzazione cinematografica che è necessaria poi in situazioni come queste. La peculiarità di questo filmato è che, avendo a disposizione pochi mezzi economici, la fantasia si è dovuta appoggiare molto con l'effettistica 3D, FX, insomma, gli strumenti nuovi che la tecnologia ci offre e ci mette a disposizione.